Ciao ragazze e benvenuti al video. Sì, ebbene sì, questo è il mio primo video per quanto riguarda lo speciale dei 1000 iscritti. Sono arrivato a questo piccolissimo traguardo, ma per me davvero grande, perché pensare di avere 1000 persone che mi seguono, che mi stanno vicino, che mi supportano attraverso messaggi in direct su Facebook, attraverso la presenza quotidiana su Telegram e attraverso tantissime dimostrazioni d'affetto, per me è davvero 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 tanto. Ho pensato per questo speciale di dedicarvi diciamo qualcosa di particolare. Avrei voluto portarvi il classico format del Draw My Life, ma purtroppo diciamo che le mie capacità artistiche sono pari allo zero. Pertanto ho deciso, diciamo, di fare qualcosa di innovativo, qualcosa di più particolare, ma soprattutto di più intimo. Infatti ho deciso di trasformare appunto delle mie fotografie reali in dei fotoritratti, in modo tale da appunto raccontarvi la mia vita attraverso dei fotoritratti, e chiamerò appunto questo video A Portrait of My Life. Questo appunto per quanto riguarda lo speciale dei miei primi 1000 iscritti, e questo spero sia il primo di tanti e tantissimi altri traguardi per quello che mi riguarda. Un portrait of my life che vuole per l'appunto essere un regalo per me, per quanto riguarda la fidelizzazione che mi state regalando. Voglio portarvi dentro la mia vita, voglio raccontarvi i momenti più importanti della mia vita attraverso appunto delle immagini personali, strettamente personali, che quindi riguardano davvero tutto il mio trascorso e quindi anche il mio presente. Vi volevo davvero ringraziare, perché per me è una cosa davvero 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 inimmaginabile. Non pensavo quando ho iniziato circa 5 mesi fa che sarei riuscito, diciamo, a raggiungere questo obiettivo. Tutto è nato come un esperimento sociologico. Sono voluto passare da user ad uploader proprio per vedere come potevano cambiare le dinamiche, e diciamo sono davvero state tantissime le sorprese, sia negative, ma devo dire soprattutto positive, perché sono state davvero tante le persone splendide che io ho incontrato fino adesso e che sicuramente incontrerò ancora nel corso del tempo. Ora vi lascio al mio portrait of my life. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi piacerà questo video. Mi raccomando, sotto i commenti, nell'info box trovate naturalmente anche tutti i riferimenti per quanto riguarda il mio profilo Facebook Sosteniamo il Re del Tubo, correlato alla mia fanpage Il Re del Tubo. E mi raccomando, iscrivetevi anche al gruppo Telegram La Corte dei Bastardi, dove potrete trovare sia me, Marco, Tito Volley e la regina bastarda, la mia reginella. Mi raccomando, mi trovate anche su Telegram con il profilo sempre Il Re del Tubo. Poi, vi ripeto, trovate tutto per quanto riguarda diciamo i miei riferimenti nell'info box, compresa la mia mail per quanto riguarda le magliette, che stanno andando fortunatamente alla grande. Ma ora vi lascio veramente al video, vi ringrazio ancora. Un bacio enorme, vi voglio bene e ci vediamo non presto, ma prestissimo. Vi lascio al video. Ciao ragazzi, ciao. Ciao amici e benvenuti a tutti al primo A Portrait of My Life del Re del Tubo. Tutto naturalmente inizia nella mia meravigliosa isola, la Sardegna, e più precisamente a Sassari, una bellissima città di 130.000 abitanti, quando, dall'amore dei miei genitori Giovanni e Gina, nasco io, Emanuele, il 23 agosto del 1980. Ho un fratello, Giampaolo, 7 anni più grande di me, molto diverso, ma con il quale ho condiviso tante gioie e dolori. Sin da piccolo sono sempre stato, diciamo, sin troppo sveglio, estroverso e curioso verso il mondo. Nonostante la mia passione per le materie umanistiche, frequento il liceo scientifico, dove prendo la maturità nel 1999. Nel 2002 battezzo Mattia, che ora ha ben 16 anni,
ed è uno splendido ragazzo, un po' fuori dalle righe come suo padrino, davvero un meraviglioso ragazzo. Sono tanti gli amici che nel corso dell'adolescenza e del post-adolescenza ho avuto e ho tuttora al mio fianco. Mi sopportano, mi supportano e mi accettano con i miei pregi e i miei tanti difetti. Dopo la maturità decido di iscrivermi in università, al corso di laurea in scienze della comunicazione e giornalismo. Qui la mia passione per la scrittura e per il giornalismo appunto diventa sempre più forte e nel 2005, con una tesi sull'impronta mediatica di Papa Giovanni Paolo II, raggiungo il mio primo grande traguardo, ovvero quello della laurea. Decido subito di trasferirmi a Cagliari, dove inizio così il praticantato in radio e dopo 18 mesi, il 30 giugno 2008, divento a tutti gli effetti un giornalista, raggiungendo così il mio primo, secondo grande obiettivo. In tutto questo, la mia compagna fedele di vita, Emila, la splendida gatta che mi hanno regalato e che tuttora mi sopporta. Ma non è stato purtroppo tutto gioia e soddisfazioni. Infatti, nello stesso anno, mio padre viene colpito da un ictus e subito dopo, 2 anni dal secondo, il più devastante. Da qui sono iniziati i nostri continui viaggi al pronto soccorso, le visite specialistiche, i ricoveri in ospedale. Non parlava più e non poteva nutrirsi se non con un tubicino legato allo stomaco e fu costretto in sedia a rotelle. L'unica gioia arriva con Joele, il mio nipotino, il 1 agosto del 2012. Lui è la nostra vita, tanto da tatuarmi il suo nome nel braccio destro. Il 29 giugno, dopo 7 anni di sofferenze e di tanto amore, mio papà vola in cielo. Da qui lo smarrimento, la confusione, il non voler più credere in niente e nessuno, la solitudine. Per la prima volta ho avuto la sensazione mi strappassero il cuore dal petto, tanto era forte e insopportabile il dolore. Dopo mesi di buio totale capisco che l'unica cosa da fare è reagire. Torno a Sassari, a casa mia. Frequento un corso professionale di medico in modo tale da specializzarmi come giornalista medico-scientifico. E nel 2016 inizio a insegnare comunicazione presso un ente regionale di formazione professionale e mi occupo anche dell'ufficio stampa di una famosa Ollus per la prevenzione dei tumori maschili e femminili. Magicamente, 10 anni da user mi portano ad aprire un canale su YouTube il 31 agosto del 2017. E con pochissime aspettative, ma tanta passione, ecco nascere il Re del Tubo. Dopo solo 5 mesi e l'aiuto di tanti amici e persone che ho conosciuto in questa piattaforma, il 15 gennaio del 2018 raggiungo i miei primi 1000 iscritti con grande incredulità. Una gioia immensa, un regalo inaspettato. Per la prima volta, anche se con così poco davvero, mi sono sentito vivo. Mi sono sentito di esistere. Quindi il mio grazie più grande va a ognuno di voi e alle persone che più hanno creduto e credono in me, facendo veramente parte quotidianamente della mia vita. Grazie a Marco, a Grazia, a Mari, a Samantha, a mio fratellone Gianluca. Ora nella mia vita fate parte anche voi. Quindi il resto lo scriveremo insieme. Un abbraccio a tutti, ragazzi. A presto.